Pietro Bonzi, sì. Ci troviamo in via Pontida, ma precisamente dove e che cosa ricorda questo luogo? Beh, via Pontida, vabbè, tutti lo sappiamo, almeno tutti dovremmo saperlo, visto che siamo a 3 giorni da un palio, insomma, Pontida è stato il punto del giuramento, il luogo del giuramento della Lega Lombarda per poi aspettare Barbarossa nelle campagne di Legnano. Ma è anche la zona dove c'è un ponte sul fiume Olona ed è in un punto interessante storicamente, perché il tutto è situato in una zona dove c'erano 3 tra le più grandi fabbriche legnanesi nei tempi d'oro, cioè stiamo parlando degli anni all'inizio del Novecento, quindi 1920-1940, durante questo periodo era il fulgore della Legnano industriale. Qui davanti a noi, dietro questo palazzo nuovo, c'era tutta la fabbrica Bernocchi con gli uffici e con anche la villa del senatore Bernocchi, che è l'attuale nostra biblioteca. A valle qui c'era tutto lo stabilimento della Cattoni. Dopo i ponti di via Menotti c'erano anche lo stabilimento dell'acqua, e questo a testimonianza di come la zona industriale era il centro di Legnano allora, ma erano soprattutto capannoni industriali grandissimi. Lo stabilimento della Cantoni è sempre stato uno degli stabilimenti più grandi d'Italia a livello di metri quadri di superficie, e per di più anche con produzione tessile a linea completa, dalla finatura fino alla tessitura, candeggio, la tintura, tutto facevano. Quindi è una grande azienda italiana che è stata leader per quasi un secolo nella storia tessile, dell'industria tessile italiana. Poi c'era dell'acqua, con il suo ponticello romantico dove adesso abbiamo il parco, anche lì era un'altra fabbrica, sempre con l'occhio del padrone che guardava in fabbrica, perché quella che adesso è Villa Bombelli, di fianco Villa Juncker, era la casa del senatore dell'acqua. Tutti i personaggi che abitavano a Milano, ma avevano la seconda villa di abitazione. Io mi sono preso la briga di andare a vedere la villa dell'ingegnere Juncker a Milano, è la stessa villa di Legnano, grande 2 volte, è nella zona vicino alla zona dove adesso c'è City Life, quindi una zona vicino a praticamente al, diciamo, dove c'è il ricovero anziani di Giuseppe Verdi, no? Ecco, tanto per dire, era gente che aveva delle grandissime potenzialità economiche e hanno fatto anche in parte la vita politica italiana, perché il senatore Bernocchi è stato il fondatore della Triennale di Milano, Triennale, e ha chiesto all'architetto Muzio di costruire quel po' di fabbrica di cultura che è ancora attualmente la Triennale di Milano. Qui attaccato, ci abbiamo attaccato dopo anni che si sperava in qualche cosa di attualità, è stato attaccato questo impianto per sfruttare l'unico salto di 3 metri che c'è sul fiume Olona. Ed è venuta questa realizzazione con questa turbina, durante il progetto è stato curato dal Politecnico di Milano, e con i risultati che stanno ancora verificando, perché l'impianto funzionante da poco tempo, circa 1 anno, ed è comunque un risultato positivo, perché l'energia elettrica, il mio sogno è che venisse utilizzata per illuminare il castello, o almeno un bene pubblico, invece va messa in rete Enel, però insomma c'è un'energia che illumina Legnano che viene da questa centrale. Gli studenti delle serali dell'acqua sono venuti questa sera a visitare questa centrale proprio per conoscere l'aspetto attuale dello sfruttamento del fiume Olona. Non più per far andare delle filande, ma per fare energia elettrica, sempre per uso industriale. Benissimo, Pietro, grazie.